Buon pomeriggio e bentornati all'appuntamento con l'informazione. Apriamo con la politica. Il vicepresidente vicario della Regione Abruzzo, Giovanni Lolli, traccia un bilancio dei 5 anni vissuti al vertice dell'ente, raccomandando al neoeletto presidente di non sottovalutare i problemi che una regione come l'Abruzzo può presentare. L'intervista di Germana D'Orazio. Sono stati 5 anni importanti, ne ho fatte tante nella mia vita, qualcuno può dire troppe, ma insomma questa è stata una di quelle che più mi ha coinvolto, più mi ha appassionato, più mi ha impegnato. Io l'ho fatta proprio con un grande impegno, mettendoci tutte le mie modeste, limitate capacità. E quindi insomma conosco bene Marco Marsilio, lo stimo da anni, adesso a parte diciamo, il fatto che militiamo in campi avversi. E mi auguro che lui voglia, diciamo, affrontare, sono sicuro anzi che affronterà questo nuovo impegno con tutta la passione che ci vuole. Ho provato a consigliargli di non prendere la leggera, perché l'Abruzzo può sembrare una piccola regione, in realtà è una regione molto complessa, con problemi molto complessi, è però una regione che ha grandi potenzialità. Noi in questi anni abbiamo provato queste potenzialità a provare a farle sviluppare, un po' ci siamo riusciti, molto no. Naturalmente io guardo sempre dal punto di vista dei cittadini, i quali si aspettano da chi governa molto, perché purtroppo la fase storica che viviamo è una fase storica di disagio per la gente. La gente si aspetta che chi governa risolva i problemi e non sempre i problemi sono risolvibili facilmente, e noi stessi non tutti i problemi abbiamo risolti, anzi molti li abbiamo lasciati o irrisolti o parzialmente risolti, e quindi la gente giustamente ha chiesto di cambiare. È nelle cose. Segnalo che la Regione Abruzzo, da quando c'è l'elezione diretta del governatore, ogni volta c'è stato l'alternanza, diciamo. Significa che nessuno è riuscito finora a mettersi in totale sintonia con le aspettative, oppure significa che i problemi sono talmente complicati che non è facile risolverli. Ecco, io credo di poter dire che lasciamo diciamo, la situazione generale più serena. Siamo usciti dal piano dal commissariamento per quanto riguarda la sanità, abbiamo riallineato con delibere di giunta i conti e li abbiamo fatti in riaccertamento anche in dialogo con la Corte dei Conti dei bilanci precedenti, i fondi comunitari sono tutti in linea, almeno questi fondamentali ci sono. Come detto più volte, dopo il voto che lo ha portato alla guida della regione, Marco Marsilio parte dalla ricostruzione per affrontare i problemi abruzzesi con la visita all'ufficio della ricostruzione di Teramo. Nel frattempo resta il nodo della giunta regionale con la quadra ancora da trovare. Questo pomeriggio alle 15 il presidente della giunta regionale Marco Marsilio sarà a Teramo all'ufficio speciale per la ricostruzione per fare il punto della situazione rispetto ad uno degli argomenti principali della sua campagna elettorale. Esatto, vado all'ufficio della ricostruzione di Teramo per prendere contatto con tutti gli addetti ai lavori e per capire bene qual è lo stato dell'arte, quali sono le urgenze da affrontare per mettere questo ufficio nella condizione di poter sviluppare il proprio lavoro e dare risposta ai cittadini che ancora aspettano di poter rientrare nelle loro case. Sulla giunta il presidente non ha voluto sbilanciarsi, l'impressione è che la quadra del cerchio sia ancora lontana. Stiamo lavorando su questo, spero appunto che ci sia da parte di tutti buonsenso, ragionevolezza, voglia di comporre in maniera sintetica le questioni sul campo, e dobbiamo fare un lavoro serio e equilibrato che deve durare almeno 5 anni, quindi ci prendiamo il tempo che serve. Questa mattina al centro della conferenza stampa indetta dal consigliere regionale di Forza Italia Mauro Febbo, il bilancio della ASL in forte perdita, denunciato anche dalla Corte dei Conti. La Corte dei Conti interviene e ci certifica che quei dati non sono veritieri, ma che il deficit non è di 38 ma è di 61 milioni di euro, quindi c'è una differenza di 22 milioni di euro. Io a questo aggiungo che c'è una causa intrapresa dalla curatela fallimento Villapini, dove il CTU, quindi credo che la causa sia ben delineata, perché il CTU del Tribunale che, diciamo, che sentenza che c'è un credito che vanta la curatela di 42 milioni, arriviamo a chiudere un
bilancio solo per il 2016 con una perdita di oltre 64 milioni di euro. E se facciamo la somma 2016, 2017 e 2018, io credo che questi signori ci lasciano un buco di oltre 200 milioni di euro. Mi sembra che si continui a fare operazioni che gridano allo scandalo, si continuano a fare concorsi, si continuano a dare prebende, si continuano a regalare promozioni che peraltro ci mettono in condizioni di difficoltà, perché saranno atti che saranno annullati e ampliano i contenziosi. È veramente una cosa indecorosa ciò che hanno compiuto negli ultimi 4 mesi e soprattutto negli ultimi 15 giorni. Ci spostiamo ora a Sulmona, dove con l'accordo tra Anna Maria Casini e Bruno Di Masci è nata la nuova giunta del comune. L'accordo però non spegne le polemiche e i dissidi. Ascoltiamo. Nemici e amici a Sulmona, la giunta Casini esce fuori dall'ennesima crisi che ha rischiato di comprometterne il cammino grazie all'apporto di un ormai ex avversario della campagna elettorale, Bruno Di Masci, nel 2016 candidato con una coalizione di centrosinistra. 4 i volti nuovi e un solo superstite, le new entry Mauro Trimacco, Manuela Cozzi, Pierino Fasciani e Luigi Biagi, che rispettivamente diventano assessori ai lavori pubblici, al turismo, alla sanità e all'urbanistica, con Biagi che diventa vice sindaco. Invece resta al suo posto delegato al bilancio Stefano Mariani. Ma l'accordo tra Casini e Di Masci, arrivato in extremis proprio sul suono del gong, non spegne le polemiche. C'è da valutare una presunta incompatibilità di alcuni nuovi assessori e poi ci sono gli screzi con il presidente del Consiglio Comunale Katia Di Marzio, su cui pende una mozione di sfiducia che ha però bisogno della maggioranza qualificata, attualmente non nei numeri della maggioranza a supporto del sindaco. Non è una giunta di salute pubblica, ma è la giunta di Sulmona che da oggi lavora per la città, ha detto il primo cittadino, convinto di portare in porto con questo assetto la consiliatura. Confido che sia realmente l'ultima volta che modifichiamo l'assetto amministrativo, perché Sulmona ha bisogno di stabilità, di governabilità e di portare a casa il proprio percorso, il mandato. Un sindaco deve essere sindaco per 5 anni e io spero che, insomma, finalmente si sia definito un nuovo equilibrio stabile che possa accompagnare la città fino alle prossime elezioni naturali. Il nuovo governo Peligno riparte da alcuni punti programmatici: riorganizzazione della macchina amministrativa, edilizia scolastica, bilancio, legge sul bimillenario ovidiano, esternalizzazioni e PRG, questioni sulle quali si misurerà la tenuta dell'accordo. Il consigliere comunale Andrea Ramunno ha già annunciato che voterà solo i provvedimenti utili alla città, usando come metro di giudizio il programma elettorale di 3 anni fa. Resta anche il nodo Partito Democratico, con i vertici locali del PD che è praticamente in blocco alla stipula dell'accordo con quello che fu l'avversario diretto dei Dem, Bruno Di Masci, hanno rassegnato le dimissioni. Lasciamo la politica, parla di tradimento unilaterale il presidente della SAL Enrico Paolini, commentando la cancellazione anticipata del collegamento aereo Pescara-Torino. Purtroppo la vicenda della compagnia aerea Blue Air su Torino è un vero tradimento unilaterale del contratto esistente con la regione Abruzzo, ha sottolineato, ricordando che il vettore low cost romeno aveva in passato partecipato al bando regionale, godendo quindi anche degli incentivi previsti. Paolini ha annunciato che la Regione Abruzzo e Saga chiederanno i danni e la restituzione degli incentivi contemplati dal contratto stipulato prima dell'insediamento della sua presidenza. Per il vertice della Saga la situazione odierna è determinata dalla debolezza estrema della compagnia aerea e dalla mancanza di penali adeguate previste dal contratto. Anche su questo fronte la Saga fa sapere che sta operando i necessari adeguamenti per evitare in futuro il ripetersi di situazioni analoghe, così come per colmare ora il vuoto strategico legato alla cancellazione del volo. Ed ora ci spostiamo a Teramo, dove la giunta municipale ha approvato il progetto Paride, che rivoluzionerà l'illuminazione urbana ma anche la videosorveglianza. Sono in arrivo 8.000 nuovi punti luce e 42 nuove telecamere per monitorare il centro storico e le frazioni del comune di Teramo. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. 8.000 nuovi impianti di illuminazione pubblica controllati in remoto con la teleassistenza per garantire interventi più immediati. 42 telecamere aggiuntive per la videosorveglianza urbana di concerto con la prefettura, che vanno ad aggiungersi a quelle già esistenti in dotazione al Corpo di Polizia Municipale. E il progetto Paride, approvato dalla Giunta Municipale di Teramo.
42 telecamere che ci consentiranno di sostituire quelle esistenti, di potenziare il sistema esistente soprattutto su alcune zone particolarmente sensibili, anche attraverso un percorso condiviso con le forze dell'ordine, con la prefettura, con le quali abbiamo avviato un'iniziativa sinergica appunto per garantire una maggiore vigilanza e sicurezza del territorio. Già avete stabilito quali saranno queste zone? Abbiamo dato delle indicazioni di massima, ovviamente per avere l'ok soprattutto sulle nuove telecamere dobbiamo concordare con il tavolo in prefettura, con il comitato in prefettura, ma non dovrebbero esserci problemi anche perché le aree che abbiamo individuato sono le aree più sensibili del territorio, quelle che richiedono maggiore attenzione, non solo esclusivamente in città, nell'area urbana, nel centro cittadino, ma anche in alcune zone periferiche che anche a causa dello spopolamento stanno rischiando, o meglio si verificano in queste zone dei fenomeni troppo spesso di sciacallaggio che dobbiamo assolutamente impedire ed evitare. E poi l'altro aspetto importante che è collegato con la sicurezza, ma non solo, perché è anche un aspetto ovviamente legato all'arredo urbano, al decoro, all'estetica della città, il potenziamento della pubblica illuminazione. Quindi nuovi punti luce su cui ecco, stiamo adesso lavorando, perché le esigenze sono tante, in particolare nelle zone frazionali, ma non solo, che ci consentiranno appunto di offrire un servizio migliore su tutta l'area della città. Teramo diventerà così una smart city con i fondi a disposizione del progetto Paride. Sarà possibile, oltre che implementare la rete della pubblica illuminazione nel centro urbano e nelle frazioni, proprio in queste ultime zone arriverà il wifi gratuito. Una 2 giorni a Vasto per lanciare il progetto turistico Costa dei Trabocchi, tavole rotonde tra architetti, esperti di destinazione turistica e rappresentanti delle istituzioni per identificare le peculiarità di questo prodotto. L'occasione sarà anche per inaugurare la sede del GAL presso il Palazzo Davolos a Vasto. Presentato Costa dei Trabocchi Lab, il laboratorio che animerà le stanze di Palazzo Farnese a Vasto il 28 febbraio e il 1 marzo. Esperti di destinazione turistica provenienti da ogni parte d'Italia, architetti, comunicatori e rappresentanti istituzionali che, per 2 giorni, siederanno intorno a 15 tavoli per identificare le peculiarità del prodotto Costa dei Trabocchi. Si lavorerà a questo obiettivo mettendo a sistema il master plan promosso dalla Camera di Commercio ed il contratto di Costa, quale suo strumento attuativo. 1 a 2 giorni di dibattito aperto a tutto il territorio, dal quale ci si aspetta molti stimoli e suggerimenti per l'attuazione di questo ambizioso progetto. Stiamo costruendo un partenariato con tutti gli attori che in qualche modo si stanno occupando di questa destinazione, a partire dalla Regione Abruzzo, la provincia di Chieti, ma appunto Camera di Commercio e le sue società partecipate. Questo partenariato che stiamo costruendo e che firmeremo veramente a breve, da qui a qualche settimana, si chiama contratto di Costa. Il contratto di Costa è innanzitutto un tavolo di concertazione di tutte le azioni che questi singoli soggetti metteranno, come dire, in campo per appunto portare avanti un discorso unitario, e ci aspettiamo appunto degli approfondimenti su varie tematiche, sia per quanto riguarda il turismo che per quanto riguarda l'ambiente. La destinazione non è solo un nome che unisce una serie di comuni, già questo è tanto. Una destinazione è poi un prodotto unitario, quindi significa, non so, sviluppare un piano colore comune di tutta quanta la costa, sviluppare un'identità per cui i punti di vista, la segnaletica sia omogenea, cioè significa mettere a sistema tutto quanto. Ora, con la Camera di Commercio, il FLAG e il GAL, assieme ai comuni e alla provincia, stiamo finalmente sviluppando un discorso comune unitario che ci potrà permettere di arrivare ad affermare questo come un prodotto turistico fondamentale per il territorio abruzzese. Tante le iniziative promozionali in programma per la terza annualità del Piano Export Sud, promosso dall'Agenzia per il Commercio Estero in collaborazione con la Regione Abruzzo e la Camera di Commercio Chieti-Pescara. Vediamo.
Una mattinata molto importante con molte presenze di aziende nostre che hanno nell'estero il loro mercato di riferimento, il centro commercio estero delle Camere di Commercio ormai li accompagna da tantissimi anni, abbiamo sviluppato una positiva sinergia sia con il Dipartimento dello Sviluppo Economico della Regione Abruzzo ma anche e soprattutto con l'Istituto per il Commercio con l'estero. Questo decennio di crisi ha segnato la fine del fazon tradizionale e invece chi ha investito sul capitale umano e su nuovi mercati probabilmente riesce a competere a livello internazionale. L'investimento sull'alta formazione diventa decisivo appunto per fare in modo che le imprese possano avere personale adeguato per competere a livello internazionale. Poi questo rafforzamento della cabina di regia che è stata costituita tra regione e centro estero che nell'ultimo anno ha dato dei risultati significativi mi auguro che possa essere ulteriormente implementata per realizzare delle strategie comuni intorno a un obiettivo che è chiaro, quello di aggredire soprattutto i mercati del Far East dove si concentra il 50% della produzione mondiale. Presentato presso la Red Academy di San Vito Chietino, l'edizione invernale della stagione del mare dalla rete al piatto. L'evento che prenderà il via il 26 febbraio andrà avanti fino al prossimo 12 marzo, coinvolgendo 25 ristoranti della provincia di Chieti con l'unico obiettivo, il pesce locale e di stagione. Valorizzare il pesce locale di stagione e recuperare le tradizioni culinarie del mare. E questa è la mission dell'evento Le stagioni del mare dalla rete al piatto, che si svolgerà dal 26 febbraio al 12 marzo. Saranno 25 i ristoranti della provincia di Chieti che, in questa terza edizione dedicata all'inverno, proporranno menù a prezzi vantaggiosi in abbinamento a vini di qualità. L'iniziativa è promossa dal Flag Costa dei Trabocchi in sinergia con Slow Food Lanciano, Confcommercio, Confesercenti, con il coinvolgimento degli operatori della ristorazione, che gode della sponsorizzazione dell'azienda Codice Citra con i vini della linea Ferzo Wines. Le prime due edizioni sono state veramente molto partecipate, no? Specialmente da chi voleva assaggiare pesce fresco e a prezzi convenzionati, quindi diciamo un'opportunità in più. Per noi è come Flag è importantissimo perché comunque possiamo valorizzare i prodotti della piccola pesca. Partiremo per il giorno 26 come prodotti, come pesci della stagionalità invernale. Far capire che comunque questo pesce deve essere mangiato e soprattutto mangiato localmente, non andare a cercare qualcosa magari di blasonato ma che comunque viene dall'estero. Noi lavoriamo sull'idea del chilometro zero, del miglio zero. E questo vale quindi per tutte le tipologie di prodotti dell'agroalimentare. Il nostro ambito naturalmente è la pesca e la valorizzazione del pescato locale di stagione, ma questo non può che sposarsi integralmente con tutti gli altri prodotti del territorio. Ma la Costa di Trabocchi è fatta di alcuni elementi. Questi elementi sono in primo luogo la natura, non c'è ombra di dubbio, uno spettacolare panorama e dei percorsi di grandissimo interesse. L'altro aspetto è naturalmente il territorio nel suo complesso. Nell'ambito del territorio certamente i prodotti enogastronomici e la pesca sostenibile, e questo è il nostro elemento di forza. Nasce il progetto Pane Quotidiano per aiutare le persone meno abbienti. È partita ad Avezzano l'iniziativa che ha coinvolto Chiesa, mondo della ristorazione e mondo dell'imprenditoria. Nella riunione tenutasi ieri presso il Vescovado di Avezzano è stato avviato assieme alla Diocesi De Marzi il progetto Pane Quotidiano, compartecipato dai comuni di Avezzano, Bellante, Tortoreto e di Alba Adriatica. Martedì si è tenuto presso la sede del Vescovado di Avezzano un incontro tra il Vescovo, Sua Eminenza Pietro Santoro, e i rappresentanti dell'Associazione Ristoratori Abruzzesi ARIA per discutere del progetto Pane Quotidiano, un progetto di solidarietà e di cooperazione internazionale. I ristoratori di ARIA, impegnati nella promozione e nello sviluppo del territorio abruzzese attraverso il recupero e la valorizzazione delle tradizioni agroalimentari, che parte dai produttori locali, hanno dato la loro disponibilità ad accogliere le suore oblate della famiglia spirituale di padre Enrico Mauri in Ruanda ed avviare così un importante programma di formazione all'arte della panificazione. Le suore potranno così, una volta tornate nei loro territori, contribuire a diffondere la professionalità e la capacità di produzione del pane di cui necessitano le missioni. Già negli scorsi mesi sono state accolte ad Avezzano le prime quattro suore oblate,
che, non appena tornati in Ruanda, hanno potuto sperimentare l'arte acquisita qui in Abruzzo. Al progetto saranno dedicate 4 giornate evento, dal 26 al 30 giugno, dedicate alla raccolta dei fondi per l'acquisto dei forni e delle attrezzature necessarie alla panificazione. All'incontro hanno preso parte anche i rappresentanti dei comuni di Avezzano, Bellante, Tortoreto ed Alba Adriatica e la società metallurgica abruzzese, e tutti si sono impegnati a dare il proprio contributo per la realizzazione del progetto. Ed ora la pagina sportiva. Ieri sera il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, è stato ospite della trasmissione Replay di Enrico Rocchi. 4 gli argomenti principali trattati dal massimo dirigente biancoazzurro. Ascoltiamolo. Io ho detto: adesso abbiamo raggiunto la quota che serviva, adesso divertiamoci. Guardiamo davanti senza pensieri, senza pressioni, cerchiamo di fare il meglio possibile. Poi questo campionato fino ad oggi ha detto che non c'è una squadra che lo ha ammazzato. Ho anche detto che queste 3 partite per noi significano molto, perché ci daranno la consapevolezza di dove questa squadra può arrivare. Avete già un orientamento o no? Ma noi col mister abbiamo un rapporto splendido, devo dire, a parte che, ripeto, lui è un signore proprio, quindi è una persona che è al di sopra di tutto quello che succede nel mondo del calcio normalmente. Giustamente il mister, ho sentito l'intervista che ha fatto il dopo partita col Padova, devo meritare la conferma. Per quello che ha fatto, la conferma l'ha più che meritata, considerando che l'altro anno è arrivato in una situazione difficile, ci ha portato fuori da quella situazione con grande tranquillità. Ma lei nota questo entusiasmo non eccessivo in città, e ha un perché o no? Io personalmente prendo delle parole dalla curva, però vengono allo stadio. Allora, venissero allo stadio, prendessero a parolacce il presidente, ma venissero ad aiutare la squadra durante la partita. Almeno la curva questo lo fa. Poi dopo mandano all'altro paese Sebastiani, che se ne frega, cioè non è un problema. A me è importante che siano vicino ai giocatori. Se poi a Pescara oggi il fatto di avere un presidente che, scusa il termine, ha le palle e ha risolto una serie di problematiche in questa società e l'ha portata a livelli massimi, perché il Pescara, purtroppo a Pescara non si ama, ma fuori è visto come un gioiellino, e se questo dà fastidio è un problema di questa gente. Io con Peppe non ho nessun problema, come non ho nessun problema con Deborah, come non ho nessun problema con Antonio e Maurizio e Di Mondo, io non ho problemi con nessuno. Quelli che sono stati col Pescara non sono usciti dal Pescara perché Sebastiani li ha mandati via, sono usciti dal Pescara perché, dopo aver fatto una serie di cazzate, e non parlo di Edmondo che viene escluso da questo discorso perché Antonio proprio non c'entra nulla nella gestione, dopo aver fatto una serie di cazzate si sono trovati con una montagna di debiti sulle spalle che non potevano sostenere. La realtà è questa: hanno alzato bandiera bianca, e poi c'è stato uno scemo che si chiama Daniele Sebastiani, che invece è giovannino senza paura, che si è messo là e ha cercato di risolvere i problemi. Scontro diretto di alta classifica questo pomeriggio alle 18 allo stadio Vigorito tra Benevento e Pescara. I biancazzurri, terzi in classifica, hanno un punto e una partita in più rispetto ai Sanniti, che hanno già osservato il turno di riposo. Assenti Del Grosso e Canotè, il tecnico Pillon ha convocato Campagnaro dopo il rassicurante esito della risonanza di ieri. Il difensore argentino dovrebbe però partire dalla panchina. La difesa sarà composta da Ciofani, Gravion, Cognamiglio e Balzano, tutto invariato dalla Cintola in su rispetto alle ultime 2 partite vinte dal Pescara contro Crotone e Padova. Nel Benevento il tecnico Bucchi ritrova Letizia, Antei e Volta ed è privo dell'infortunio di Chiara e dello squalificato Improta. Il modulo sarà 3-5-2 con Montipò tra i pali, in difesa Tui, Antei e Caldirola, linea di centrocampo con Maggio, Tello, Cris e Tig, Viola e Letizia, in attacco Coda e Insigne, direzione di gara affidata a Marini di Roma 1. Ed ora andiamo in Serie C, rinnovo importante in casa Teramo. Il tecnico Agenore Maurizi infatti ha prolungato il suo rapporto con la società biancorossa in scadenza a giugno fino al 2021. Adesso iniziano le manovre dei giocatori fondamentali per il tecnico Lorenzo De Grazia e Angelo Persia. Il servizio di Jacopo Forcella.
Il Teramo e Genova Maurizi si legano fino a giugno 2021. L'accordo, raggiunto nei giorni scorsi, potrebbe essere ufficializzato a breve, con il tecnico di Colleferro che prolunga il contratto in scadenza il 30 giugno prossimo per altre due stagioni. Progetto dunque a lunga scadenza, quello con Maurizi, dopo una trattativa tenuta segreta ma che ormai può essere quasi ufficializzata. I buoni risultati che il Diavolo sta ottenendo sono stati linfa sia per la classifica che per accelerare il prolungamento dell'accordo. Non solo l'allenatore però, perché quella che sarà la squadra del futuro dovrebbe poter contare anche su due pilastri dell'attuale centrocampo. Il tecnico infatti vorrebbe che la società prendesse subito in considerazione la possibilità di estendere i contratti di Lorenzo De Grazia e di Angelo Persia. Il primo discorso è più urgente perché l'interno ascolano, arrivato con un accordo biennale nell'estate 2017 con il diritto di recompra da parte dei bianconeri marchigiani, è legato al Teramo fino al prossimo giugno. I biancorossi vorrebbero blindarlo perché i gol segnati in questa prima parte e mezza di campionato hanno dato una spinta enorme la rincorsa salvezza. Essendo un classe 1995, i margini di crescita sono davvero importanti per lui. La proposta potrebbe prevedere uno se non due altre stagioni insieme per confermare uno dei protagonisti di quest'annata ma anche della scorsa. Discorso simile ma temporalmente differente per Angelo Persia, innanzitutto perché è vincolato al Diavolo per un anno in più rispetto a De Grazia, giugno 2020. Poi il ragazzo è arrivato in sordina quest'estate dall'Avezzano, ha saputo ritagliarsi uno spazio importante quasi imprescindibile nell'undici del tecnico. Ha tre anni in meno di De Grazia, un classe 98, il Teramo vorrebbe farlo diventare, come il compagno di reparto, un vero e proprio senatore dell'organico. Dunque, giorni di fermento in casa Diavolo, terminato il mercato giocatori, con ampio anticipo si comincia a parlare di rinnovi. Il primo, quello del timoniere, già fatto, ora bisognerà accelerare per coloro che costruiranno il Teramo del prossimo futuro. Vittoria assonante quella del Pineto in casa dell'Isernia per 5-1. L'allenatore Daniele Amaulo esprime la sua soddisfazione per l'atteggiamento dimostrato dalla squadra. Il servizio di Telemolise. Abbiamo preparato la partita in questo modo, i ragazzi sono stati bravi a interpretarla subito bene nei primi minuti, infatti dopo 20-25 eravamo già sul 3-0, quindi la pratica diciamo, no, era quasi chiusa, quindi la squadra ha fatto quello che voleva, quello che abbiamo interpretato durante la settimana nella preparazione di questa gara, quindi bene, quindi c'è stata una interpretazione giusta e un approccio giusto a una partita importante contro una squadra che sappiamo la posizione di classifica, dove aveva necessità a tutti i costi di portare un risultato positivo. Noi cerchiamo di guardare un po' avanti, anche noi cerchiamo i tre punti, l'obiettivo l'abbiamo raggiunto, penso con merito. Possiamo dire che è stato un buon esame di maturità, perché molto spesso, soprattutto nelle ultime giornate, le squadre di bassa classifica vendono cara la pelle. Abbiamo visto il Notaresco che ha lasciato qui tre punti, quindi questo è insomma una nota positiva per voi. Sì, ma è stato un discorso fatto anche da me in settimana ai ragazzi. L'Isernia qui in casa ha tenuto botta al Notaresco, al Matelica, alla Reganatese, quindi squadre importanti, e quindi temevo un po' l'atteggiamento di questa squadra, soprattutto nelle partite casalinghe. Poi i ragazzi sono stati bravi, mentalmente hanno avuto un approccio alla gara, quindi bene che c'è stata una lettura e interpretazione giusta fin dai primi minuti. Sicuramente nei minuti finali abbiamo dato qualche spazio a qualche giovane che merita, che fa parte dell'organico, e oggi fortunatamente abbiamo potuto dare spazio a questi ragazzi che stanno lavorando con il nostro gruppo e in preparazione per il futuro, e sicuramente ci ritorneranno utili. È tutto per questa prima edizione del TG6, che torna in forma ridotta alle 18.45 per lasciare spazio a Diretta Stadio e al secondo tempo della partita tra Benevento e Pescara. Buon proseguimento di giornata.